Un giorno, presso Santa Maria, il Beato Francesco chiamò Frate Leone e disse: «Frate Leone, scrivi». E questi rispose: «Ecco, sono pronto». «Scrivi», disse, «ciò che è vera letizia». Viene un nunzio e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine. «Scrivi, non è vera letizia». Ancora che tutti i prelati, oltremontani, arcivescovi, vescovi, ancora il re di Francia, il re d'Inghilterra. Scrivi, non è vera letizia. Ancora che i miei frati sono andati dagli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede. E ancora che da Dio ho tanta grazia che guarisco gli infermi e faccio molti miracoli. Ti dico che in tutte queste cose non c'è vera letizia. Ma qual è la vera letizia? Ritorno da Perugia e giungo qui di notte fonda. E il tempo è invernale, fangoso e tanto freddo che all'estremità della tonaca pendolano ghiaccioli ed essi continuano a percuotermi le gambe e dalle ferite che mi procurano esce sangue. È tutto infangato e pieno di freddo e ghiaccio. Vengo alla porta e dopo aver bussato a lungo e chiamato, viene un frate e chiede: «Chi è?» Io rispondo: «Frate Francesco». Ed egli dice: «Vattene, non è un'ora decente per arrivare, non entrerai». E a me, che insisto nuovamente, risponde: «Vai, tu sei un semplice idiota. Oramai non verrai più da noi. Noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te». E io ancora rimango alla porta e dico: «Per amore di Dio, accoglietemi per questa notte». Ed egli risponde: «Vai al luogo dei crociferi e là chiedi». Ti dico che se avrò avuto pazienza e non mi sarò turbato in ciò, è vera letizia, è vera virtù e salute dell'anima. No, calma.